festival è nato proprio con l'idea di fare un qualcosa di positivo per il paese, che nel mio caso era la musica, perché era il linguaggio che conoscevo meglio. Siamo partiti con l'idea intanto di mettere al riparo tutto il materiale di questi anni. Sono migliaia e migliaia di ore di immagini che documentano sostanzialmente una storia importante, quella di 35 anni di un festival dove sono passati veramente tanti degli artisti mondiali. È un festival anche particolare in quanto poi è un laboratorio perenne, quindi non solamente la musica ma anche il teatro, il cinema, la fotografia e tante, tante cose. Quindi insomma uno spaccato, diciamo, della vita culturale degli ultimi 35 anni del nostro paese, non solo della Sardegna ma del paese. Quindi abbiamo pensato ad On Movies come luogo dove depositare questi materiali, dove lavorare questi materiali, poi per ripulirli, per sistematizzarli, per archiviarli in una maniera migliore, e da questo poi l'idea di fare un film su questi primi 35 anni. Sono stati già fatti dei film in passato, ma questo è sicuramente il film più importante. Verchi de Bologna è un B&B a questo punto, nel senso che le esperienze che viviamo in città arrivano poi in Sardegna e lì si rimpiantano in un'altra maniera, e poi molti dei progetti sardi poi arrivano anche a Bologna. Io sono ormai cittadino bolognese da tantissimi anni, mi sento un bolognese a tutti gli effetti, costruisco qua anche parte dei miei sogni e dei miei progetti culturali, quindi questo rapporto è non solo importante ma fondamentale. Noi racconteremo il festival, i 35 anni della vita ricchissima del festival a partire dall'archivio. Quando ci si confronta con l'archivio bisogna farlo sempre con una certa attenzione, da un lato una reverenza rispetto a chi ha filmato il materiale prima di te e dall'altro cercando di buttarti fuori per cercare di utilizzarlo in una dimensione, come dire, artistica, che porti a sintesi, no? Un pensiero. Materiale che poi ha girato quasi tutto Gianfranco in questi anni, quindi è un materiale già pensato in maniera registica, con uno sguardo alla costruzione del concerto, al racconto del concerto e di quello che c'è attorno. E giustamente Gianfranco ha pensato che fosse interessante, sia perché siamo amici da tantissimi anche noi, pensato che fosse utile lavorare insieme a qualcun altro per trovare uno sguardo diverso, non da chi fosse così immerso dentro Sì, al festival. è proprio fondamentale il loro apporto, perché uno sguardo da fuori è quello che è un po' come quando si ritorna da un viaggio, che uno impone ai suoi amici le diapositive, ci trova delle robe belle, ecco, loro servono a dire: ok, questa cosa qui non racconta, perché io cadrei nell'effetto diapositiva. Io mi sono formato qui a Bologna, per cui l'idea che questo archivio, che è stato costruito dall'associazione in maniera molto avventurosa, avesse, diciamo, la possibilità di un restauro e trovare casa qui, mi sembra un grande punto avanti. E poi grazie a loro, che proprio sono loro che mi hanno introdotto ad Home Movies, sono loro con cui stiamo lavorando insieme per questa sorta di, come dire, di racconto di 35 anni di un festival che nasce veramente piccolo, cresce, ma che mantiene, diciamo, la sua anima dall'origine fino ad oggi.